Salve a tutti, oggi prepareremo le nostre cartucce. Abbiamo bisogno di burro e pasta di mandorla. Le mettiamo nel mixer, però precedentemente abbiamo preparato una placca con una teglia con carta da forno e i nostri stampini che hanno questa forma circolare. Prendiamo queste carte che si trovano in commercio già pretagliate, le attorcigliamo su se stesse e le inseriamo nello stampino. In questo modo li mettiamo in placca. Procediamo con l'impasto. Burro e pasta di mandorla che l'abbiamo utilizzata così, cioè sono 50 g di mandorla e 50 g di zucchero. Le mandorle o le comprate già praticamente in composizione a farina, cioè proprio polverizzate, oppure le tritate in un mixer. Facciamo andare la macchina. Allo zucchero abbiamo aggiunto un paio di gocce di aroma di mandorla. Aggiungiamo al composto vanillina e lasciamo andare la macchina. Aggiungiamo una alla volta le uova. In ultimo aggiungiamo la farina. Il nostro composto è pronto e deve avere questa consistenza. Prendiamo un sacco a poche con becco piccolo. Riempiamo i nostri stampi. Li riempiamo fino al bordo metallico. Togliamo gli stampi in eccesso e andiamo a infornare tutto per 20 minuti circa a 200 gradi. Le nostre cartucce sono uscite dal forno, le abbiamo fatte riposare e raffreddare una decina di minuti e adesso le andiamo a sformare, semplicemente con un dito. Le nostre cartucce sono pronte, vanno servite così. Prima di mangiarle togliamo la carta. Thank you.